Luce ancora l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, il Foggia soffia sulla ferita, consapevole che il passaggio contro la Juve Next Generation non sarebbe stato di certo impossibile. Peccato perché centrare i playoff approdando direttamente alla fase regionale avrebbe tolto parecchi grattacapi a Fabio Gallo. Meglio non pensarci più e concentrarsi sul campionato. Alle 14.30 allo Zaccheria arriva la Juve Stabia, trasferta vietata ai tifosi campani su decisione del prefetto di Foggia Maurizio Vagliante, mentre ci saranno i sostenitori rossoneri che hanno seguito in più di 1.500 la squadra anche ad Alessandria. Sarà proprio questo il punto di forza del Foggia fino alla fine del campionato. La squadra campana è reduce dallo 0-0 contro il Taranto, ma non vince dalla 24esima giornata, 1-0 a Viterbo. Delle prime 10 in graduatoria è quella che presenta l'attacco meno prolifico, ma è anche vero che gode di una delle difese meno perforate. Tra le due squadre, nei 16 incontri disputati nei campionati professionistici, si registrano 9 vittorie di Satanelli e 6 pareggi e una vittoria della Juve Stabia. Il Foggia deve cercare di riappropriarsi del quarto posto in classifica occupato adesso dai cugini del Cerignola. Sandro Pochesci, dalla sua, va alla ricerca del primo successo da allenatore della squadra gialloblu. Foggia Juve Stabia sarà diretta da Valerio Crezzini della sezione di Siena.